56. Musica. Per lui l'ispirazione fu soprattutto musica, quella mistica del Parsifal e quella enorme del Nibelungo, quella del Lohengrin e quella del Tristano. Espresse con le note la sostanza più nascosta dei sentimenti umani. L'ispirazione lo inseminò e lui generò musica a Magdeburgo davanti ai monasteri ricoverati nelle valli, a Parigi davanti ai fuochi d'artificio, a Palermo davanti alle coste che sbiancavano all'arrivo, a Venezia davanti ai vecchi quasi senza tetto, quasi senza alimento, quasi senza età. La sua musica entrò nel nostro tempo e divenne civiltà. Commento. L'ispirazione non ha luoghi, è un avvenimento intimo. Molti artisti creano davanti a un muro nudo e molti santi raggiungono l'estasi nell'angustia delle loro celle. Molti guru levitano in una grotta dell'Himalaya. Tutto è già nell'intimo dell'uomo.